Da 14 anni è una festa offerta gratuitamente alla cittadinanza come segno di riconoscenza per l'affetto e la frequentazione quotidiana. Si può riassumere così il compleanno del centro commerciale Centro del Molise, che per l'intera domenica ha animato la galleria e gli spazi della struttura. Protagonisti bambini con lo show di Spaciughino e nel pomeriggio di un personaggio mutuato dalle fiabe, il cappellaio matto. È stata una giornata incredibile, siamo entrati veramente nell'atmosfera del Paese delle Meraviglie e oggi al centro del Molise si è vissuta una giornata di grande festa proprio per il 14° compleanno. Nel pomeriggio, mentre gli esperti pasticceri allestivano una torta da circa 200 kg, Enzo e Sal, il duo di cabaret noto per gli sketch dell'incazzatore personalizzato amati dal grande pubblico televisivo, hanno regalato ai presenti un'ora di risate e spensieratezza. Nella vita reale lui è veramente un incazzatore così? No, è calmissimo, da quando fa l'incazzatore non si arrabbia più nella vita reale, in realtà, perché forse si arrabbia sempre sul palco, dice mo voglio rilassare, non riesce più ad arrabbiarsi. Quello più nervoso quasi quasi sono diventato io. Soddisfatto il direttore del centro commerciale Maurizio Mangia, che da 14 anni cura la regia di questo evento come delle tante iniziative della struttura. Sì, infatti oggi è un giorno di grande soddisfazione nel quale stiamo festeggiando 14 anni di attività. Sicuramente un traguardo importante, specialmente in questo contesto socio-economico. E anche quest'anno abbiamo organizzato uno spettacolo di cabaret che diciamo, ha reso più divertente l'attesa del tradizionale taglio della maxi torta che anche quest'anno insomma ha lasciato il segno. Guardando avanti all'orizzonte un ricco calendario di eventi natalizi già da questo weekend e l'iniziativa dedicata alle scuole con kit per le classi che saranno consegnati prossimamente a diversi istituti. 4, 3, 2, 1, auguri! E si festeggia!